Io sono Davide De Forni, sono il direttore scientifico di Virostatics, una piccola azienda farmaceutica localizzata a Porto Conte Ricerche che si occupa dello sviluppo di farmaci antitumorali. Nello specifico ci occupiamo di tumori aggressivi e con un'aspettativa di vita molto limitata come linfomi, leucemie e tumori al pancreas. Virostatics attualmente sta sviluppando un composto lead che si chiama VS2370 ed ha accumulato finora un pacchetto di dati preclinico molto avanzato. Il VS2370 è attivo in vitro e in vivo contro tumori quali leucemie e linfomi e ha anche dimostrato una parziale attività preliminare contro il tumore al pancreas. Il composto si differenzia dalle terapie attualmente disponibili in clinica grazie a un profilo di selettività e specificità per i target di interesse. Il VS2370 è un inibitore delle proteine target CDK, che sono chinasi ciclina dipendenti 4, 6 e 9. Attualmente in commercio o in sviluppo clinico non esistono molecole con tale profilo di selettività. Esistono però già delle molecole in commercio di tre grosse case farmaceutiche, Pfizer, Eli Lilly e Novartis, che sono inibitori di CDK4 e 6 solamente. Virostatics aggiunge questa componente di inibizione della proteina CDK9 e, aggiungendo a nostro avviso una maggiore efficacia e una maggiore selettività contro tumori che questi inibitori di CDK4 e 6 solamente non riescono ad offrire. Infatti nel profilo, nello screening in vitro abbiamo dimostrato superiorità di efficacia del VS2370 rispetto al palbociclib, all'abemaciclib e al ribociclib, che sono appunto i CDK4 e 6, inibitori di CDK4 e 6 attualmente già in commercio. Virostatics ha applicato e ha vinto un progetto SMI Instrument di fase 1, grazie anche al supporto di Sardegna Ricerche e ai consulenti a cui si appoggia EUCOR Consulting. Con questo progetto l'intento di Virostatics è vendere il composto VS2370 ad un'industria farmaceutica del settore oncologico e delle malattie infettive. Il composto lead, infatti, che sta sviluppando Virostatics in avanzato stadio di sviluppo preclinico è attivo contro linfomi e leucemie, in particolar modo tumori che sono fortemente associati ai pazienti infetti da HIV. Il composto infatti ha dimostrato attività contro il linfoma cosiddetto PEL, Primary Effusion Lymphoma, che è uno dei tumori associati alla malattia dell'AIDS e quindi fortemente presente nei pazienti infetti da HIV. Inoltre il composto VS2370 ha dimostrato in vitro attività contro ridurre il cosiddetto reservoir di HIV. Sappiamo benissimo che le terapie attuali mirate contro il virus dell'HIV non riescono ad eradicarlo completamente, ma riescono solamente a controllare la replicazione virale. E attualmente non esiste nessun farmaco né in sperimentazione clinica né appunto sul commercio né in commercio che riesca a eliminare e a eradicare completamente il virus. Nella scrittura dei progetti di fase 1 e fase 2 delle semi instrument abbiamo avuto un supporto notevole da Sardegna Ricerche e dai consulenti a cui si appoggia EUCOR Consulting. In particolar modo siamo stati abbastanza tenaci da applicare per ben tre volte alla fase 1, ricevendo costantemente un certificato di eccellenza, il cosiddetto Seal of Excellence, quindi testimonianza insomma del buon lavoro fatto, e abbiamo visto diciamo nel corso delle varie applicazioni un incremento del punteggio, quindi sostanzialmente l'aiuto che ci ha dedicato Sardegna Ricerca è stato fondamentale per arrivare finalmente al finanziamento di fase 1. Anche il progetto di fase 2 presentato ha raggiunto un punteggio altissimo, 14,15 su 15, superando ampiamente la soglia di eleggibilità che è 12, purtroppo non risultando ancora finanziabile per mancanza essenzialmente di fondi e perché qualcuno probabilmente ha fatto un pochino meglio di noi.
Comunque in fase di scrittura abbiamo sicuramente noi ricercatori, diciamo, più abituati a evidenziare magari le scoperte scientifiche piuttosto che il lato di business. Ecco, Sardegna Ricerche con i loro consulenti ci hanno aiutato a fare un po' il contrario, evidenziare più gli aspetti di business a cui ovviamente l'SMI Instrument è rivolto per creare appunto il guadagno per l'azienda, per la comunità europea in generale. Sardegna Ricerche ci ha anche supportato nella partecipazione a un evento, il cosiddetto Meet in Italy a Torino, in cui abbiamo avuto la possibilità di incontrare numerose aziende, pari a noi, che fanno ricerca e sviluppo, che quindi ci potranno supportare in alcune fasi di completamento dello sviluppo preclinico del nostro composto lead, del VS2370. Abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare numerosi investitori, alcuni molto interessati, devo dire, al progetto, e con cui ci siamo già scambiati delle presentazioni non confidenziali, e investitori anche, diciamo, dell'est asiatico, che hanno promesso di fornirci un feedback sicuramente per entro i primi mesi dell'anno del 2018. Perché soprattutto ci sono molte aziende cinesi, insomma, dove ci sono poi i capitali attualmente, che stanno provando a investire in aziende europee e quindi stanno cercando aziende meritevoli di finanziamento per portare avanti i loro progetti. E abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare qualche industria farmaceutica rilevante. Ora, Meet in Italy non era specifico per le industrie farmaceutiche di grosso calibro, ma abbiamo incontrato ad esempio la Janssen, che è il braccio, la divisione oncologica di Johnson & Johnson, quindi abbiamo avuto, diciamo, una vetrina importante anche nel presentare il progetto a una grossa industria farmaceutica del settore. Quindi sicuramente Meet in Italy a Torino ci ha dato la possibilità di allargare i nostri orizzonti di network e abbiamo seminato, secondo me, parecchie informazioni, abbiamo messo in vetrina il nostro progetto e stiamo avendo dei feedback positivi e speriamo di raccogliere i frutti, insomma, nel corso dell'anno prossimo. Tutto questo insieme al lavoro della banca di investimenti Stifel, che ci sta supportando, speriamo ci aiuti ad arrivare a concludere il deal che Virostatic si aspetta al più presto possibile.